Rossi in campo all'Olimpico contro il Feyenoord per ribaltare l'1-0 dell'andata. Appello di Mourinho ai tifosi, venite a giocare con noi. Buonasera dal telegiornale del Lazio. Tra poco più di 24 ore fischio d'inizio per la partita Roma-Feyenoord. Questa mattina il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha messo a punto i dispositivi per scongiurare episodi di guerriglia urbana e scontri tra le tifoserie. Alcuni ultras di Rotterdam sono stati visti in giro per la città. Antonio Scoppettuolo. Sono arrivati a Roma, altri potrebbero sbarcare, tifosi del Feyenoord per la partita di domani. Non potranno entrare all'Olimpico perché per loro c'è il divieto di trasferta. Nel frattempo su alcuni canali social sono già apparsi degli scatti che li ritraggono in Piazza di Spagna, a pochi metri dalla barcaccia, violata e danneggiata nel febbraio del 2015. Il gruppo, che ha avvertito della sua presenza con le parole "eccoci di nuovo", è monitorato dalle forze dell'ordine. Scattate anche tutte le misure di prevenzione. L'ultimo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha messo a punto i dettagli. Imponente lo schieramento. A presidiare piazze e strade del centro storico ci sono 400 uomini in più, ai quali se ne aggiungeranno altri, in totale 1500. Transennate le fontane, anche quella di Trevi, sotto stretta sorveglianza, aeroporti, stazioni, il Tridente, Piazza del Popolo, Via del Corso e naturalmente Piazza di Spagna. Vietata la vendita di bibite in vetro, intorno all'Olimpico previsti controlli antibagarini. Ieri la Digos a Napoli ha tenuto sotto controllo la partita con il Milan alla luce del gemellaggio tra partenopei e olandesi. L'intento è evitare atti di vandalismo e scontri prima e dopo il match.